Pescara Calcio, che è un patrimonio della nostra città, della nostra provincia e dell'intera regione, vuole stringere un rapporto con la provincia di Pescara per omaggiare, per regalare numero 1000 abbonamenti a tutti coloro che sono iscritti al centro per l'impiego della provincia di Pescara. Perché la Pescara Calcio ha scelto la provincia di Pescara? Perché la Pescara Calcio ha deciso di indirizzare il proprio aiuto ad una categoria di persone, uomini e donne, che in questo periodo sono sfortunatamente senza occupazione, e ovviamente la provincia, essendo l'ente che gestisce i centri per l'impiego, è quello che può certificare chi è iscritto alla data di oggi al centro per l'impiego. Quindi il connubio è naturale. Per noi ovviamente fa piacere che la società abbia scelto noi e che comunque continui, così come ha fatto negli anni scorsi, ad essere molto vicini ai temi del sociale. Poi ci dirà meglio l'amministratore delegato anche quali sono le altre iniziative che ha messo in campo. Parliamo quindi di abbonamenti della Pescara Calcio per il prossimo campionato di Serie B, con l'augurio che poi ci sarà pure il prossimo anno, ci sarà il ritorno in Serie A, abbonamenti di Curva Sud. Voglio sgomberare il campo da qualsiasi velo di polemica che è apparso su Facebook nelle ultime ore. La provincia non intende assolutamente utilizzare questo strumento, tra virgolette, per fronteggiare la disoccupazione. È solamente un accordo che la Pescara Calcio ha fatto con la provincia per dare la possibilità, ripeto, a 1000 persone che attualmente sono senza lavoro ad andare gratuitamente per il prossimo anno in Curva Sud a vedere la partita del Pescara. Punto. Non c'è nessun impegno economico e finanziario da parte della provincia. Noi dobbiamo solamente ringraziare la Pescara Calcio per aver avuto questa ulteriore sensibilità, e noi saremo i facilitatori di questa operazione per certificare e consentire che 1000 persone iscritte al centro per l'impiego, ahimè ne sono molte di più quelle iscritte al centro per l'impiego oggi, però le 1000 persone possano andare il prossimo anno a svagarsi 2 ore il sabato pomeriggio. Il discorso è questo. Quindi io, al di là del rapporto di amicizia e di stima che mi lega con la Pescara Calcio e con Danilo Iannascoli, voglio veramente ringraziare da un punto di vista istituzionale, perché innanzitutto questa opportunità ci dà la possibilità di essere anche i primi, sia come società che come ente, ad attuare questa misura. E poi ogni qualvolta si può dare un sospiro di sollievo o un qualcosa di simpatico e di sportivo gratuitamente ai tifosi, penso che debba essere accolto in maniera positiva. Ripeto, perché ci tengo, perché nelle ultime ore ho letto su Facebook qualche commento negativo sulla società e sulla provincia, anche se poi i commenti positivi sono stati maggiori. Però ripeto, questa operazione non è stata fatta, lo ripeto non perché c'ho l'arteriosclerosi, ma perché lo voglio puntualizzare bene. Questa operazione è stata fatta a costo zero per la provincia e non rientra assolutamente tra le misure che la provincia attua per fronteggiare la disoccupazione. Sono due cose in parallelo, due cose che non c'entrano assolutamente nulla, perché poi la stampa sa benissimo quello che la provincia di Pescara ha fatto in questi 4 anni, mettendo in campo tutte le misure per fronteggiare e per attuare politiche attive del lavoro. Ricordo un dato che oggi non è all'ordine del giorno, che comunque in questi primi 4 anni noi abbiamo spalmato sul territorio della provincia di Pescara per misure attive, per politiche attive del lavoro, circa 9 milioni. Però parliamo di altro, quindi io grazie Danilo per questa cosa, speriamo che, anzi siamo certi che nei prossimi giorni, penso al 24, il primo giorno poi dirà meglio l'assessore e il dirigente, il 24 il centro per l'impiego sarà ancora di più preso d'assalto ovviamente, da parte nostra ci sarà comunque ovviamente tutta la perizia per certificare che non ci siano le famose sveltine e che chi oggi è iscritto, i primi 1000 ovviamente, possono andare ad andare allo stadio a vedere la Pescara Calcio. Io ti ringrazio Anio, ti auguro ovviamente
un grande in bocca al lupo a te e tutta la società per il rientro in Serie A nel più breve tempo possibile. E poi speriamo che tu potrai, non ti voglio mettere in difficoltà, annunciare che se questa operazione sarà positiva continuerà la collaborazione con la provincia di Pescara, al di là di quello che accadrà nella provincia, la provincia come ente, perché può darsi che anche questi 1000 contribuiranno a far sentire il calore della città, della provincia, della regione vicino ai colori bianco-azzurro. Buongiorno di essere venuti qui in via Passo Lanciano. Diciamo che l'idea di fare questa conferenza qui è stata nostra, perché come diciamo sempre al presidente della provincia, ma ovviamente a tutti, il presidente già lo sa, la provincia respira con due polmoni, quello di Piazza Italia e quello di via Passo Lanciano, tant'è che qualche amico giornalista, vedo Massimo, e io qua non c'ero mai stato, quindi già il fatto che lui non ha avuto mai problemi di lavoro, ecco perché. No, quindi in realtà siamo voluti venire a fare questa conferenza stampa nel luogo dove poi dal lunedì 24 giugno si potranno recare coloro che richiederanno il certificato per lo status di disoccupazione, per poi andare, e lo dirà l'amministratore delegato di Annascoli dopo, alla Pescara Calcio, a ritirare l'abbonamento. Io faccio un sincero ringraziamento e dei complimenti vivissimi alla sensibilità che ha mostrato la Pescara Calcio verso persone che hanno un disagio occupazionale, che poi questo disagio occupazionale molte volte si riversa anche proprio nella vita personale. Quindi veramente una bellissima idea che noi abbiamo raccolto al volo, anzi l'augurio è che altre società di Serie A e di Serie B possano avere dall'esempio vostro replicare questa iniziativa, quindi veramente complimenti. Permettetemi anche di ringraziare la struttura, l'avvocato di Rino che poi darà delle informazioni tecniche, ma anche i nostri dipendenti della provincia, gli sportellisti, che vedranno aumentato un flusso notevolissimo di persone che accederanno, immaginiamo, per la prima settimana, e quindi anche loro avranno un sovraccarico del lavoro. Ma siccome noi dall'inizio, il Presidente ha voluto che quest'ente ogni giorno abbia da dimostrare di essere utile, anche in questo caso ci siamo voluti rendere utili, e ci siamo voluti rendere utili verso quelle persone disoccupate che però magari anche grazie a questa iniziativa poi potranno conoscere i servizi all'impiego della provincia di Pescara, e quindi i servizi di orientamento, i servizi di preselezione, i laboratori, i workshop che facciamo sull'autoimprenditoria, sui contratti di lavoro, insomma tutte le iniziative che peraltro ultimamente abbiamo portato in piazza nella quarta edizione di Pescara Lavoro. Quindi il Presidente dice bene, non risolve la disoccupazione, ma insomma se è una possibilità di dimostrare l'efficienza dei nostri servizi all'impiego, noi la cogliamo volentieri. Quindi hai visto mai che anche grazie a questa iniziativa qualcuno, approfittando dei nostri servizi, possa giocarsi una chance occupazionale? Sarebbe un'altra storia nella storia da raccontare, quindi sarebbe veramente molto, molto importante. Noi abbiamo tre sedi centrali, che sono quelle di Pescara, Scafa e Penne, e poi abbiamo le sedi decentrate, poi saranno spiegate nell'orario di apertura dal nostro dirigente meglio, che sono a disposizione di questa iniziativa. Quindi tre sedi, Pescara, Scafa e Penne, aperte tutti i giorni, e sedi decentrate che apriranno a seconda dell'esigenza. Quindi insomma noi crediamo molto in questa iniziativa, e per il valore sociale, ma anche perché ci danno la possibilità, noi provincia, di ripubblicizzare i nostri servizi all'impiego, di metterli a disposizione di quelle persone che magari non ne erano completamente a conoscenza, che non ne avessero completamente contezza. Quindi ci mettiamo, con lo slogan che ha questa provincia, ci mettiamo, vogliamo essere utili al cittadino, vogliamo essere prossimi, vogliamo far vedere che quest'ente non è un ente distaccato, non è un ente lontano, che vuole andare incontro alla gente, alle esigenze, anche da questa iniziativa, qualora si dovessero aprire delle altre esigenze. Quindi insomma sono molto contento, ma veramente devo dire, non lo faccio per maniera, tanto cittadino siamo amici, ma come ci hai pensato? Ecco, veramente complimenti, perché noi abbiamo noi abbiamo talmente tanti rapporti con
gli stakeholder del tema del lavoro, che vedere invece che questa idea viene da una società sportiva lascia stupiti, insomma. Magari venissero anche da altri soggetti questo tipo di iniziative. Quindi veramente noi ci crediamo, la provincia c'è e c'è anche poi, diciamo, quasi un'assistenza post vendita, se poi queste persone vorranno venire a trovarci e vorranno usufruire dei nostri servizi all'impiego. Quindi la notizia è la provincia a fianco della Pescara Calcio per certificare da lunedì 24 giugno lo status di disoccupazione. La procedura sarà sportello, come spero poi spiegherà il mio amico Tommaso, perché ovviamente deve essere una procedura super semplificata. Quindi grazie e spero che da Pescara questa buona pratica possa venire imitata da tante altre società. Grazie. Però scusa, prima di dare la parola a Tommaso e poi di lasciare lo spazio, anche se verrà imitata, però noi abbiamo una particolarità che non avrà nessuno, perché la Pescara Calcio per la prima volta fa un accordo con un ente pubblico, in questo caso con la provincia. Però difficilmente troveremo una provincia, un comune, una regione che in quel momento ha un assessore che è stato ex calciatore della squadra con la quale si fa l'accordo. E non allo sport. Sarà un po' difficile. Sì, questa sarà un'altra unicità. Allora, qualche informazione operativa, diciamo tecnica. L'iniziativa è rivolta, proprio per centrare l'obiettivo che voleva perseguire la Pescara Calcio, a coloro che si trova in una posizione di svantaggio rispetto al mercato, quindi a coloro che sono classificabili come disoccupati. Per la normativa vigente, disoccupato è colui che il lavoro lo ha perso, quindi lavorava, era questo lo spirito, sì. Si poteva permettere magari l'abbonamento un tempo, oggi non se lo può permettere più perché ha difficoltà. La Pescara Calcio va incontro al disoccupato tramite la provincia, perché noi, è stato detto più volte, perché siamo l'unica struttura, l'unica istituzione in Italia che può certificare quando uno è disoccupato oppure no. Sono i centri per l'impiego che lo possono fare. Quindi, disoccupato, colui che il lavoro lo ha perso, oppure, l'altra variabile, può aver lavoricchiato ma aver avuto un reddito annuale basso. I limiti, ve li dico velocemente, sono 8.000 euro lorde l'anno se sei stato a lavorare da qualcuno, alle dipendenze di qualcuno, 4.800 se hai lavorato autonomamente. Più o meno sono 667 euro al mese nel primo caso e 400 nel secondo caso. Quindi chi ha lavoricchiato, in qualche modo, se mi permettete l'espressione, conserva lo stato di disoccupazione se non supera questo tipo di reddito. Naturalmente è una verifica che fanno gli operatori specializzati dei centri per l'impiego della provincia, che sono abituati a far questo. Abbiamo molto velocemente in questi giorni adeguato il sistema informativo lavoro della provincia, che gestisce naturalmente il software gestionale che ci permette di lavorare tutti i giorni, perché ovviamente lavoriamo in modo informatizzato, per gestire anche la mole di persone che quotidianamente viene da noi. Pescara è il centro per l'impiego più grande di tutta la regione Abruzzo, e quindi nell'adeguare il sistema informativo lavoro abbiamo fatto sì che chi si presenta dal 24 giugno in poi non può presentarsi prima, adesso vi dico dove, e dice di voler aderire a questa campagna della Pescara Calcio, che se non sbaglio è chiamata Riaccendiamo l'entusiasmo, quindi con l'accordo con la provincia, otterrà il certificato di disoccupazione, se ne ha diritto ovviamente, quindi il nostro operatore verificherà tutto questo, il sistema informativo lavoro gli darà un numero progressivo in automatico e si creerà in automatico un file Excel che poi noi consegneremo alla Pescara Calcio dei primi 1.000 in ordine cronologico, quindi a sportello, che si presenteranno qui. Una copia la daremo in mano al disoccupato, che quindi potrà essere tranquillo che ha presentato questa sua candidatura e che è tutto assolutamente trasparente, e il file di Excel lo daremo completo dal numero 1 al numero 1.000 alla Pescara Calcio. Quindi la Pescara Calcio potrà essere tranquilla che noi abbiamo certificato che quei 1.000 sono tutti disoccupati secondo la normativa vigente, gli stessi disoccupati potranno verificare che è tutto assolutamente trasparente e informatizzato. Il sistema che utilizzeremo è basato sul web, quindi può essere utilizzato dai nostri operatori dovunque. Noi abbiamo sedi a Pescara, c'è il centro per l'impiego proprio in questo piano, a Penne e a Scafa, sono i tre centri per l'impiego principali. Però abbiamo sportelli decentrati a Monte Silvano,
a Città Sant'Angelo, a Pianella e a Popoli. Mentre Pescara, Scafa e Penne, che sono centri per l'impiego, sono aperti tutti i giorni, sono aperti tutte le mattine con servizio al pubblico dalle 8:30 in poi e anche i pomeriggi di martedì e giovedì, negli sportelli, il martedì e giovedì 14:30, 17:30, negli sportelli decentrati, essendo dei recapiti, noi abbiamo dei giorni di apertura. A Monte Silvano apriamo tutti i mercoledì e tutti i giovedì, a Città Sant'Angelo siamo presenti il venerdì, così come a Pianella il venerdì, e a Popoli siamo presenti il giovedì, in questi casi la mattina. Quindi, centri per l'impiego principali, Pescara, Penne e Scafa, ma anche sezioni decentrate a Monte Silvano, Città Sant'Angelo, Pianella e Popoli. I nostri operatori potranno utilizzare questo sistema e avranno la garanzia che nessuno si accavallerà, perché opereranno tutti quanti insieme, quindi ci sarà l'assoluta cronologia di quello che andiamo facendo. Naturalmente, è stato detto, sfrutteremo anche questa occasione, perché per il lavoro non si fa mai abbastanza, ovviamente siamo molto impegnati su questo da diversi anni, per presentare a chi non è mai venuto, perché potrebbero essere questi 1000, alcuni che sono disoccupati e che magari ci frequentano, conoscono, hanno già partecipato ad alcune iniziative, ma altri che non sono venuti mai. Allora in quel caso faremo conoscere loro le opportunità, daremo loro del materiale, ci parleremo, che la provincia metterà in campo da adesso a dicembre, che sono quelle del Fondo Sociale Europeo, quindi attraverso l'Unione Europea, daremo un pieghevole, che è quello che ha in mano il Presidente, nel quale abbiamo sintetizzato tutti i nostri servizi, e daremo al limite anche una matita, una penna, con l'indirizzo del nostro dominio pescaralavoro.it, che è un portale tematico che abbiamo aperto, molto visitato, dove continuamente, giornalmente, mettiamo informazioni. Quindi approfitteremo anche per essere vicini ai 1000, magari tifosi che non ci conoscono in buona parte, per spiegare loro che c'è una provincia, un'istituzione che è vicina loro, gratuitamente, naturalmente, su tutto quello che facciamo e che può dare una mano per migliorare la loro occupabilità. È stato detto tutto, l'unica cosa che manca come dettaglio tecnico è che la Pescara Calcio, dopo che riceverà l'elenco della provincia, inizierà già a stampare gli abbonamenti in modo da facilitare il ritiro da parte delle persone che ne hanno diritto, e li distribuirà dal giorno 12 di agosto. Perciò tutti quanti poi potranno presentarsi con il certificato che hanno ottenuto dal centro per l'impiego e noi controlleremo se tutto è corretto con il tabulato, con l'elenco che la provincia ci darà certificato, e da lì in poi inizieremo subito a distribuirle. I tifosi dovranno chiaramente, perché questo è un obbligo che c'è nel calcio, sottoscrivere la tessera del tifoso o la tessera del tifoso nuova, quella away che abbiamo creato quest'anno, la Fidelity Card, dopo aver fatto questo prenderanno un abbonamento e andranno via. Perciò cercheremo anche di semplificare il più possibile la procedura di ritiro dell'abbonamento per tutti, così come abbiamo fatto anche per la campagna abbonamenti, dove abbiamo aperto più punti, più sportelli rispetto a quelli dell'anno scorso. Allora, terminato il discorso tecnico, è chiaro che a nome della Pescara Calcio mi sento di ringraziare di cuore la provincia di Pescara, rappresentata dal presidente, dall'amico qui Guerino Testa, dall'assessore, dall'amico Toto Martorella, e dal dirigente, che onestamente non conoscevo ma che mi ha fatto una grandissima impressione ed è stato in pochissimi giorni è riuscito a mettere su una macchina organizzativa secondo me eccezionale. Perciò vi ringrazio per la sensibilità, per la collaborazione che avete dato subito alla Pescara Calcio. Non ci avete fatto perdere neanche un minuto di tempo, perché avete subito sposato questa iniziativa, ci avete dato dei consigli operativi importanti, perché è chiaro che intorno a questa iniziativa potevamo commettere degli errori, perché sulle scelte, sulle procedure, ed è per questo che noi ci siamo subito affidati a voi, perché sappiamo che siete gli unici che potevate certificare comunque lo status delle persone e che poi eravate abilitati e autorizzati ad emettere i relativi certificati. Perciò vi ringrazio, la Pescara Calcio ha chiesto una collaborazione ad un ente e quest'ente
ce l'ha concessa immediatamente, perciò grazie veramente di cuore. Per quanto poi riguarda l'iniziativa, noi l'abbiamo presentata quando abbiamo presentato la campagna abbonamenti, è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente come società, perché questa è una società composta da pescaresi tifosi del Pescara, che vive la città quotidianamente e che perciò è sensibile a tutte le esigenze del tifoso e del cittadino pescarese. È una piccola iniziativa, perché è chiaro che per la società è un segnale, soprattutto quello che vogliamo dare, è un segnale così come tutti quelli che daremo quest'anno, che stiamo già dando e che ci siamo ripromessi di dare per cercare di riaccendere questo entusiasmo della città, che l'entusiasmo del tifoso pescarese è trainante, perciò è chiaro che per noi è fondamentale. Vogliamo cercare assolutamente di sentire che i nostri tifosi ci sono vicini, tutti i tifosi, perciò anche quelli che hanno qualche difficoltà in più e che non si possono permettere di venire allo stadio perché non possono pagare il prezzo del biglietto, ma è proprio a loro perciò che abbiamo voluto dare questo segnale. Ma ci aspettiamo, ecco, già dalla presentazione che abbiamo sabato del nuovo mister, di ritrovare quell'entusiasmo, di quell'affetto dei tifosi. Per noi è la cosa più importante, perché siamo convinti che con le capacità che abbiamo saremo capaci di fare un campionato importante e di portare avanti quel progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa, quando alcuni di questi soci hanno rilevato la società da una situazione molto negativa, perché era in fallimento. Perciò da lì in poi ci siamo ripromessi di lasciare un segnale alla città, che quando andremo via la dovremo lasciare altrettanto in mani buone. Perciò questo è il nostro obiettivo finale. Adesso l'ultimo anno abbiamo avuto un anno non positivo e noi non siamo abituati a perdere, ma siamo abituati a vincere. Nella vita e nel lavoro abbiamo avuto qualche soddisfazione, tutti i soci che compongono questa società, e perciò ci siamo messi già a testa alta e ci siamo messi a lavorare subito dal giorno dopo che abbiamo avuto la certezza purtroppo della retrocessione, e stiamo bruciando i tempi, perché abbiamo annunciato l'allenatore, già abbiamo annunciato il nuovo allenatore, abbiamo annunciato il direttore sportivo, abbiamo fatto subito una ristrutturazione societaria, una riorganizzazione della società, e siamo già pronti perciò per preparare il prossimo campionato, che vi ripeto, speriamo che sia un campionato importante. Grazie a tutti per la grande attenzione che ci avete dato, ringrazio tutta l'informazione anche nazionale per il risalto che già è stato dato a questa nostra iniziativa e che speriamo che comunque continui ancora di più. E speriamo di aver fatto un'altra cosa positiva. Grazie. Chiudiamo dicendo che, così come noi abbiamo utilizzato questo slogan Pescara provincia utile, questo accordo sia utile per 1000 persone, che sia utile anche per far tornare il Pescara in Serie A. E mi auguro che questa sia solo la prima di tante iniziative, certo, che la Pescara Calcio può costruire con l'ente provincia, con gli altri enti, ma sempre anche tenendo conto che lo sfondo sociale anche nello sport ha un valore in dubbio. Certo. Grazie a voi. E grazie. Poi una battuta da ex atleta: secondo me un calciatore che sa che ci sono 1000 persone, diciamo, in quella condizione, forse è doppiamente motivato a dare qualcosa di più. Sa 1000 fischi in più, quindi. Certo. O 1000 applausi.